È la mia vita dove sono nata e cresciuta. Io sono nata in questo ospedale sperduto nel nord dell'Uganda nel 1962. I miei genitori erano arrivati lì l'anno prima, perché appunto invitati dai Comboniani che avevano iniziato a costruire nel 59 l'allora piccolo ospedaletto. E quindi in questo ospedale sono cresciuta e pur dovendo andare via per gli studi tornando solo per le vacanze da quando avevo 10 anni, ho fatto medicina poi per fare il medico lì, ma l'ospedale è cambiato nel tempo, è diventato molto grande, per cui io non servo come medico al mio ospedale, ma servo come base per la raccolta fondi e per l'assistenza tecnica di tutto quello di cui loro hanno bisogno. Ma l'ospedale oggi è una realtà, è un ex ospedale missionario, si chiamano così adesso, cattolico non a scopo di lucro, che è completamente integrato nel Servizio Sanitario Nazionale, di cui però rappresenta il secondo ospedale del paese dopo quello della capitale governativo. È un ospedale di circa 500 letti, più 3 centri sanitari periferici a una quarantina di chilometri. E l'anno scorso sono stati ricoverati più di 50.300 pazienti e visti negli ambulatori circa 280.000 pazienti. Tutto questo con circa 600 dipendenti che sono tutti ugandesi dal direttore in giù. Ci sono anche circa 250 studenti che seguono i corsi di formazione infermieri e assistenti di laboratorio. E da 5 anni abbiamo anche gli studenti, siamo polo universitario per la neonata facoltà di medicina locale governativa, che è l'unica per tutto il nord del paese, però già dagli anni 80 eravamo centro per il tirocinio dei neolaureati ugandesi dalle altre due università. Beh, la mia casa è lì come se dovessero rientrare dal lavoro mamma e papà in qualsiasi momento, per cui è una sensazione veramente fuori dal tempo. Certo ritrovo quelli che chiamiamo i nostri sepolcri, dove sono sepolti mamma e papà proprio lì in ospedale, anche Matthew, questo medico che è veramente eroico ugandese che ha sacrificato la vita durante questa epidemia. Ci sono le lapidi dei 12 che con lui sono morti, dipendenti dell'ospedale, rischiando la propria pelle, sapendo di farlo pur di stare accanto ai loro malati. Però soprattutto quello che c'è per me è l'ospedale vero, quello vivo, quello pieno di personale. E allora è un ritornare da tutta questa gente che sono loro che portano avanti il sogno adesso ed è quello che ti fa così felice di tornare a casa.